Buonasera, benvenuti come di consueto al Faccia a Faccia di Profondo Rosso, che è un po' l'anteprima della trasmissione, così anche questa sera avremo modo di approfondire la conoscenza con un personaggio della politica piemontese. Questa sera abbiamo con noi Davide Bono, rappresentante del Movimento 5 Stelle. Ciao Davide. Buonasera. Poi tra mezz'ora ci raggiungeranno gli altri ospiti e parleremo di crisi e per capire se c'è un modo per uscirne, soprattutto nella nostra regione Piemonte. Allora Davide, iniziamo la nostra chiacchierata. L'ultima volta che ci siamo visti eri candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione Piemonte. Allora cominciamo a vedere, ecco, che cosa ti ha lasciato questa esperienza, perché hai girato tantissimo. Sì, sicuramente, ma la regione già l'avevo girata parecchio, sicuramente una campagna elettorale fatta in un altro modo, però rispetto anche a quella degli anni precedenti, in cui comunque ero impegnato in prima persona, e quindi abbiamo potuto toccare proprio con mano la situazione della regione, e molta, molta sofferenza, molte difficoltà e molto distacco dalla politica. Quindi comunque dalla parte del centro-sinistra la vittoria è venuta soprattutto per l'effetto Renzi, quindi più che l'effetto Chiamparino, in cui molte persone hanno deciso appunto di dare fiducia al modello Renzi, anche se adesso secondo me, se dovessimo andarli a ricontattare da distanza di pochi mesi, forse un anno e mezzo, forse hanno già molti cambiato idea. E quindi sicuramente una bella esperienza, molto molto stancante, ci ho messo parecchio a riprendere. Immagino che anche Chiamparino comunque abbia girato, forse non come noi, ma anche perché è una struttura molto più ampia, il centro-sinistra ovviamente, quindi la vittoria del centro-sinistra era scontata, la davano tutti, noi speravamo ovviamente di essere più vicini e avere un'opposizione anche più numerosa, in modo da comunque poter essere, non tanto fare più opposizione, nel senso di non far passare i provvedimenti, però essere più numericamente anche per poter influenzare di più il centro-sinistra. Invece così ad oggi ha i numeri per amministrare da soli. Comunque, nonostante questo, le prime settimane, perché poi c'è stata la pausa estiva di lavoro, stiamo vedendo che comunque riusciamo comunque a influenzare, diciamo, in alcuni temi magari marginali o comunque non veramente totalmente rilevanti, parecchio l'esecutivo, facendo degli emendamenti di merito, quindi dimostrando che si può fare anche opposizione seriamente e non solo l'opposizione, diciamo, delle barricate. Ci arriviamo su questa parte, ma rimanendo alla campagna elettorale, due cose. La prima è perché sono quelle cose che se non provi
difficilmente riesci a capire. Ma tu ti chiedessero ricandida di fare il candidato presidente, lo rifaresti o hai dato? Guarda, mi posso dare una risposta facile, sì, perché non mi posso più ricandidare. Ah, fantastico. Quindi comunque posso dirti che non lo rifarei. Perché per una vostra regola. Sì, due legislature sono il massimo dell'attività che può fare un politico, diciamo, del Movimento 5 Stelle, che rientra tra l'altro secondo me nei limiti di sopportazione. Di sopportazione. Psicofisica, perché 10 anni comunque di impegno reale, non di stare lì a scaldare la poltrona. Certo. Poi purtroppo lo sappiamo, ci sono politici che lavorano, consiglieri regionali che lavorano e consiglieri magari che non lavorano. Che non fanno tantissimo. Quindi comunque sicuramente un impegno molto, molto gravoso. E beh, potresti sempre candidarti a sindaco di Torino, però. Sì, non nel 5 Stelle. Non nel 5 Stelle. Senti, invece, ti ricordi, avevamo fatto un'ora insieme, avevamo approfondito, sviscerato tutta una serie di proposte che facevi tu a nome dei 5 Stelle. Tornassi indietro, cambieresti qualcosa? Di quello che avete detto, forse c'era da premere più su un qualcosa, su un altro, perché in effetti il risultato, anche se Chiamparino tra gli addetti ai lavori e anche un po' nell'opinione pubblica si sapeva che vinceva, però si pensava che ci fosse un divario minore e soprattutto che arrivaste secondi, ecco perché. Sì. Ma io sono convinto di questo, abbiamo fatto tante analisi dopo il risultato, a parte un attimo appunto di deflessione dell'umore, c'è stato sicuramente l'analisi come si fa del voto sempre, e abbiamo visto veramente che è stato un voto uguale, speculare, a quello del nazionale, con ci sono state le europee. Sì. Quindi io sono convinto che veramente le vicende locali abbiano influito molto poco. Sicuramente la mia candidatura, la candidatura della lista, il programma, erano credibili, di modo che diciamo, il consenso è stato uguale tra europee e regionali. Non fosse stato credibile i candidati, il programma, probabilmente ci sarebbe stato meno consensi. Quindi variare rispetto al voto molto nazionale, molto politico, è stato proprio un voto pro Renzi o contro Renzi. Sì. E quindi io penso che variare rispetto a quello sarebbe stato molto difficile, probabilmente mettendo un big, un personaggio molto conosciuto, che ne so, candidando Grillo oppure candidando sì, Casaleggio, ma noi non abbiamo questa visione. Però forse se non ci fossero state le europee poteva andare diversamente. Sì, sono convinto di sì, se non ci fossero state le europee, perché è stato proprio un voto molto pro contro Renzi, e poi non ci fosse stato Renzi, cioè, lo diciamo candidamente, certo. Se ci fosse stato Bersani, adesso che dava ancora discutono nella segreteria del PD, ma sarebbe stato diverso. Senti, e invece queste sono un po' le vostre regole che piano piano anche noi che facciamo informazioni impariamo a conoscere. Pichetto ha fatto il candidato presidente, ha fatto il secondo, non ha vinto, è andato a fare il capogruppo e tu no, perché ho avuto qui Bertola l'altra settimana. Ecco, poi perché hai fatto un ragionamento di rotazione? Sì. Perché ovviamente tu sei quello che ne sa di più di regione in questo momento, insomma, mi sembrerebbe. Sì, beh, ovviamente l'esperienza è innegabile, 4 anni di esperienza, anzi all'interno del Consiglio siamo in pochi. È già 4 anni perché non sono 5. Sì, non sono 5, sono 4 anni, ma infatti i consiglieri che erano nella scorsa legislatura, se ricordiamo sono circa 8 su 50, quindi sono molto pochi, hanno quel quid in più e danno anche delle informazioni in più ai colleghi, quindi la mia posizione adesso è soprattutto quella anche di passare questa conoscenza, questa informazione ai colleghi, quindi far crescere un gruppo, e in quest'ottica è stata vista come necessaria una rotazione, quindi individuare, come abbiamo fatto con una votazione, quello che per noi era il migliore candidato a capogruppo, presidente del gruppo consigliare, abbiamo individuato quindi Giorgio Bertola, e insomma a lui va questo compito, che insomma è anche un compito importante, certo, ma anche di responsabilità, quindi si è voluto anche cambiare per dare un'idea di rinnovamento. Così avete due capogruppo Bertola adesso, no? Sì. Uno in comune e uno che non sono parenti, se lo soffendono. Non diciamo perché. Senti, invece adesso torniamo su un po' sui contenuti. Qualcuno ha definito un po' in generale l'opposizione in questa prima fase un po' moscia, diciamo, in regione. Potrebbe essere, come dicevi prima, un po' perché comunque Chiamparino ha dei numeri schiaccianti, eccetera. Però su che cosa contate, visto che siete in 8, cioè 8 non è, non, anzi siete il gruppo di opposizione più grande, sì, più grande. Come pensi di influenza? Al di là di fare le pulci a cosa fa la maggioranza, pensi che sarai in grado di influenzare
il Consiglio, visto che la Giunta è un po' più difficile. Ma vista l'esperienza della scorsa legislatura in cui comunque si influenzava il Consiglio anche con monogruppi, quindi la mia esperienza è stata quella Da solo, per cui... da solo l'ultima parte della legislatura, sono riuscito comunque a influenzare abbastanza il Consiglio, portandolo magari non tanto a fare delle scelte del nostro programma, ma a ridurre quelle che erano le distanze tra il programma del centrodestra e il programma del Movimento 5 Stelle, che poi da soli non si può fare. Tendenzialmente la maggioranza, qualunque maggioranza governa e attua il suo programma, però se tu riesci a lavorare bene, riesci a limitare appunto le divergenze. Io sono convinto che sia un po' simpatica queste voci che girano, che ho già sentito, no? Ah, l'opposizione è un po' moscetta. Okay. Quando si fa troppo opposizione si grida all'ostruzionismo, quando non si fa troppo è moscetta. Io ho visto, almeno il nostro atteggiamento è stato quello di studiare i provvedimenti, abbiamo anche un bel gruppo di collaboratori, e se i provvedimenti sono totalmente negativi si farà assoluto e totale ostruzionismo. Se i provvedimenti sono medi, si cerca di migliorarli con degli emendamenti. Noi ad oggi abbiamo fatto questo, ad oggi non sono stati presentati dei provvedimenti rivoluzionari, infatti la grande critica è stata fatta a centro-sinistra e che ad oggi hanno fatto leggine, cioè sono intervenuti sulle ATC, sull'edilizia popolare, e hanno fatto una modifica di un solo articolo in cui vanno a modificare il numero delle ATC, invece tutto il tema dell'housing sociale, edilizia sociale, noi abbiamo presentato emendamenti e detto no, lo tocchiamo, lo facciamo in un'altra legge. Quindi non si riesce neanche, come dire, ad andare, cioè in questo momento in realtà è perché non c'è produzione, non c'è ciccia, e quindi noi stiamo facendo le nostre proposte, ma in aula ancora la vera sostanza non è arrivata. Ma senti, era più facile fare opposizione a Cotto o Chiamparino? Questa è una domanda difficile. Siamo all'inizio, per carità, dico, certo, però. La differenza è che ovviamente un conto essere da soli, un conto essere notti. Io adesso ammetto candidamente che mi sento anche un po' più coperto, no? Quindi dai colleghi, quindi quando si fa una battaglia, insomma, si sa che si ha delle spalle su cui contare, degli occhi o comunque delle teste che studiano i documenti insieme a te, quindi sicuramente è totalmente diverso. La situazione è molto diversa. Quando Cotta ha preso la regione usciva ancora da un momento in cui si pensava che tutto andasse bene, continuiamo a spendere, ed è arrivata la doccia gelata che non c'erano più soldi, bisognava rientrare, eccetera. E siccome Cotta non è riuscito minimamente a prendere il bando della matassa. Tra vuoi per le contestazioni sulle firme false, vuoi lo scandalo di Rimborsopoli, vuoi la politica nazionale, quello che vuoi, ma non è riuscita minimamente la giunta di centrodestra a prendere veramente il toro per le corna. L'unico atto forse che ricorderemo positivamente è l'anticipazione dei crediti per i ritardi di pagamento della regione, quindi DL 35, opera di Pichetto, che è in fine legislatura. Tutto il resto è veramente passato. Io dovessi ricordarmi qualche cosa, insomma, anche di eclatante, ma in positivo come negativo dal nostro punto di vista, non mi viene in mente. Anche il piano lavoro poi è passato senza risultati, una parte dei soldi non sono stati erogati. Adesso la giunta Chiamparino si trova in una situazione anche lei molto difficile, perché non è che potrà fare grandi rivoluzioni. In sanità va giù a Roma, porta i quaderni, li segnano in rosso, gli scontrini, e deve fare i compiti a casa, quindi è una situazione anche per la giunta di centro-sinistra molto difficile. Ovvio che non ha scusanti, perché adesso la situazione si conosce, si sa cosa si deve fare, quindi il grosso del dibattito sarà in sanità. Io sono molto contento di essere vicepresidente della Commissione Sanità, di poter un po' influire nella programmazione dei lavori, in modo che si possa veramente incidere, perché gli articoli di giornale che sicuramente ci sono anche qui sul tavolo, che abbiamo visto gli scorsi giorni, non sono più accettabili. Cioè, la regione non sa che le cliniche private, quali persone ricoverano, che li fanno uscire, vanno a pronto soccorso e li ricoverano per prendere più soldi. Non sappiamo, non abbiamo i dati dei farmaci, non abbiamo i dati dei ricoveri. Cioè, ma vuol dire, la regione cosa ha fatto negli ultimi 30 anni? Ha dormito. Sì, parliamo un attimo. È chiara la situazione sulla regione. Parliamo un attimo, perché comunque parallelamente alla regione Piemonte va avanti grandi questioni anche non molto belle sulla questione della crisi, sul lavoro, eccetera, a livello nazionale. E ti volevo chiedere, ho visto alcune posizioni del Movimento 5 Stelle, devo dire che anche a Roma si sono calmati, si sono sabaudizzati, sembra tranquilli, dal com'era, apriamo con il cavatappila, la cosa. Però la domanda è questa: avendo io ormai seguito da 20 anni la politica italiana e piemontese,
Mi ricordo un po', non ti offendere su questo paragone, però un po' la storia della Lega. Cioè la Lega è partita in maniera spacchiamo tutto, secessione, via dicendo. Poi a un certo punto, quando non è riuscita a assestare il colpaccio, cioè la botta definitiva, si è un po' adeguata al sistema, è diventato parte del sistema, giusto o sbagliato, dico. Non c'è il rischio che voi abbiate questa prospettiva, cioè che poi alla fine dobbiate allearvi per riuscire veramente a incidere. Il rischio c'è sempre, in ogni, soprattutto quando si va nella tana del leone. No? Noi ovviamente stiamo facendo di tutto, e da questo anche le prese di posizione molto dure di Grillo e di Casaleggio per quanto riguarda i nostri eletti a Roma, perché le sirene della maggioranza suonano molto forte. Infatti abbiamo avuto il primo ex parlamentare 5 Stelle già espulso dal movimento, passato in maggioranza, quindi vuol dire che ci avevamo visto bene, perché se un parlamentare è in rotta con il Movimento 5 Stelle, va nel gruppo misto, rimane nel gruppo misto e continua ad avere una posizione da opposizione, invece vediamo che passano in maggioranza. Quindi ovvio è molto difficile avere il controllo in una situazione così. A Torino è un po' più semplice, che siamo un Parlamento più piccolo e meno potere, meno visibilità, meno risorse. A Roma è molto difficile, quindi io non vedo questo rischio comunque, perché la Lega è partita subito, diciamo, non subito negli anni 80, ma subito nel 94 ad allearsi con Berlusconi, quindi già lì si era segnata. Sì, aveva, no? Già comunque, fatto una scelta. Quando poi l'unico sussulto di Bossi è stato quello del dicembre 94, quando è caduto il governo, che andava a dire Berlusconi è un mafioso, no? Sì. E poi però ci è ritornato insieme. Quindi noi alleanze... Come sono gli amori, si lasciano. Eh? Sono gli amori. Sì, gli amori. Cioè, noi invece alleanze... Non le avete ancora partiti, fatte. No, ma non le faremo. È solo sui programmi, ovviamente. Bene, senti, una delle vostre battaglie, parlavo con Bertola l'altra settimana, e sulla questione riduciamo gli stipendi. Voi ve li siete autoridotti con un sistema di versamenti, poi dice Bertola, poi li restituiremo all'ente, eccetera. Però, per carità, giusto o sbagliato, ma quant'è che deve, tu che l'hai fatto per 4 anni, quanto deve guadagnare un consigliere in considerazione del fatto che poi magari dopo 5 anni o non viene candidato o non riesce più a essere rieletto, deve tornare nel mondo del lavoro, cioè non è un servizio che però va pagato, no? Perché diventa difficile. Sicuramente, assolutamente. Noi siamo convinti, ad esempio, che un consigliere regionale, così come un politico, dovrebbe essere trattato come un dipendente. Quindi la cosa che manca ai consiglieri regionali, parlamentari, eccetera, è un trattamento pensionistico. Per cui venne introdotto 30 anni fa, 40 anni quasi, il cosiddetto vitalizio. Cioè, da non avere trattamento pensionistico, come gli altri lavoratori, ad avere un privilegio. Cioè, 5 anni di lavoro e hai la pensione automatica. Quindi, dal tutto dal niente al tutto. Noi chiediamo semplicemente di essere trattati come lavoratori, cioè si versano i contributi all'INPS, alla cassa che vogliamo decidere di creare ex novo, o la cassa in cui si versava prima come... E poi a 65 ognuno. Anni, noi probabilmente a 70, 75. Sì, noi non ci andiamo. E quindi molto semplice. Quindi, e poi sul netto ci possiamo trovare, nel senso noi... Sì. Allora, io ho fatto una proposta di tua di 5.000 euro, comunque non era una cifra... bassa, una cifra molto alta. 5.000 da manager. Noi prendiamo 2.500 euro, sì. Però ci rendiamo conto che uno che viene da Verbania, viene da Cuneo, magari ha delle spese notevoli di trasporto, di ufficio, di copertura del territorio. Quindi. Ecco, perché io ho una posizione che sempre mi attaccano sempre quando dico queste cose, però dico, da osservatore, dico, no, forse non è tanto abbassare lo stipendio, è alzare la qualità di chi ci governa, no? Era questo forse il problema. Ci potrebbe essere, ovviamente, è molto difficile valutare, noi avevamo pensato pure anche questo, valutare la qualità del lavoro, però difficile. Mi ricordo che avevamo fatto uscire un post del genere in cui facevamo vedere il numero di atti presentati dai consiglieri, e ci fu un consigliere che giorno dopo iniziò a presentare 30 proposte di legge in cui variava solo delle cifre. Per dire, visto che il Movimento 5 Stelle fa la graduatoria delle capacità dei parlamentari, lui si è messo a fare leggi insensate. Ma è una cosa che non è rivoluzionaria, lo fanno giù a Roma, se non sbaglio Open Polis, che è l'associazione che valuta la produttività dei parlamentari. Quindi semplicemente quante proposte di legge fai, quante interrogazioni, quante mozioni. Ovvio che se ti metti a fare interrogazioni su perché il colore del palazzo è bianco, diventa ridicolo tutto. Senti, una delle cose che ho visto è che adesso ho imparato anch'io ad andare un po' su internet, no? Per cui vi seguo anche sui vari social network, eccetera. Mi sembra verso fine settembre
è uscito una nuova, un nuovo post, insomma, di Grillo che dice non bisogna andare in televisione. No. Ma perché questa cosa andare in televisione? Ma ti trovi tanto male qui a raccontare alla gente? Cioè... No, ma i post ovviamente del blog nazionale sono sempre a riferimento nazionale. Anzi, noi abbiamo sempre spiegato, le TV locali sono... Siamo più bravi. Gli altri... No, ma non è che siete più bravi o meno. Ovviamente si ha spazio per parlare, sì, e per portare le proprie idee. E non sono... Noi, Airola, il nostro parlamentare piemontese, che adesso è capogruppo per la rotazione al Senato, che saluto se ci sta seguendo. È diventato capogruppo. Ha spiegato con un post successivamente a questo di Beppe che si intende sempre i talk show, cioè quei talk show che oramai io non riesco neanche più a vedere, non so che se fanno solo non ce la faccio più, cioè ormai ce n'è uno lunedì, uno martedì, uno mercoledì, uno giovedì, io guardo solo la gabbia ogni tanto, lo dico anche appositamente, ma gli altri se vedi sempre gente che litiga e gente che è solo più brava a dire la sua rispetto all'altra, ma non si riesce poi a confrontarsi, quindi mi risulta veramente veramente scaduto il livello dei programmi televisivi nazionali. Torno un attimo sulla regione, perché ho saltato un pezzo che può essere, può diventare importante. Secondo te il peso del ruscello che si può o meno abbattere sugli assessori di centrosinistra e sul segretario regionale, eventualmente, è una cosa a breve in cui si deciderà se rinviare o meno a giudizio per il rimborsopoli. E quell'altro ricorso di nuovo sulle firme che non si è capito del PD... Ma uno pensava di avere Chiamperino 5 anni, non è che ci saremo di nuovo... Pensava non vuol dire sperare. Pensava. Non sai, non hai approfondito. Io quando abbiamo saputo delle vicende non ci volevamo credere neanche noi, nel senso che comunque il Partito Democratico... Dopo tutto quello che è successo. Aveva la possibilità di esentarsi dalla raccolta firme, esattamente come abbiamo fatto noi, per la presenza del gruppo parlamentare nazionale e regionale. Quindi non abbiamo capito il perché ha voluto dare, mi ricordo i comunicati, diamo lezione anche al Movimento 5 Stelle, noi raccogliamo addirittura le firme in più. Vabbè, ricordiamo che le elezioni erano state convocate di fretta e furia, non c'era tempo, noi avevamo 4 giorni per raccogliere le firme, abbiamo detto non ce la facciamo in 4 giorni, rischiamo di fare degli errori in 4 giorni. Loro hanno voluto farlo e ci avevano segnalato che c'erano delle stranezze, gente che a San Salvario tra un cocktail e l'altro raccoglieva le firme della gente per strada, cioè... Quindi non mi stupisce questo, mi stupirebbe insomma che venissero annullate le elezioni per questo, perché al di là di tutto viene fatta, come nella sentenza che è uscita, viene fatta salva comunque nel nostro ricorso che abbiamo fatto per la presentazione delle nuove liste, viene fatta salva comunque la volontà degli elettori, che mi sembra abbastanza chiara. Poi ovviamente se si dovesse annullare noi siamo contentissimi, nel senso che se li va al voto e speriamo che a questo punto che vada meglio, ma non per noi, anche per il Piemonte soprattutto. Sì, poi c'è il problema che abbiamo noi cittadini questa spada di Damocle che non sappiamo mai bene quali sono le regole, nel senso continua a cambiare le cose e se cambiano anche i governi diventa sempre più un problema. A proposito, facciamo un accenno, poi ne parleremo anche dopo, però è un po' la notizia della settimana, il bilancio, l'assestamento che... È stata una variazione del bilancio di previsione. Variazione del bilancio di previsione che è stato il primo atto importante della regione, quindi della giunta di Chiamparino, che è stato rinviato indietro al mittente da Roma perché non c'è la copertura, dico, ma c'è... lì non è solo una questione politica, è anche tecnica, no? Dei tecnici. Sì, diciamo che se si vogliono andare a prendere i verbali della commissione, io in commissione ho sottolineato che dal mio punto di vista non c'era la copertura, avevo dei grossi dubbi sulla copertura, ma ovviamente gli uffici regionali, che tenderei a dire ne sanno più di me perché hanno i dati in mano, visto, mi hanno detto no, ma la copertura c'è, non ti preoccupare, è buono, perché comunque con l'aumento delle tasse che abbiamo fatto nel 2013, l'aumento dell'addizionale IRPEF, avevamo un tesoretto di 20 milioni di euro che può coprire anche questo aumento di anticipazioni di credito. E quindi ho detto prendiamo atto, tanto è Roma che decide, poi non vai a fare un atto in questo caso contro la tua stessa regione, perché sono soldi che arrivano, quindi lungi da noi dire blocchiamo un provvedimento per cui arrivano dei soldi a Roma e paghiamo le aziende, paghiamo i fornitori. Quindi non abbiamo partecipato al voto, ovviamente, perché abbiamo deciso di non prendere posizione, ma questa impugnativa è una doccia gelata. Dopo approfondiremo anche per capire se ci sono
conseguenze su sanità o comunque sulla spesa della regione, insieme ai tuoi colleghi che adesso ci stanno raggiungendo. Ringrazio Davide Bono per essere stato nella prima mezz'ora con noi sul Faccia a Faccia. Ti fermi ancora con noi e quindi continueremo ad ascoltarlo. Adesso alcuni minuti di pubblicità, ci organizziamo e torniamo con la parte ufficiale con i nostri quattro ospiti. Parliamo di crisi e delle strategie che si possono adottare per uscirne. A tra poco. Vendi! Compra! Incontra una folla di persone! Sì, con Su Torino Affari hai mille opportunità per vendere o comprare l'oggetto che ti interessa. Pubblica i tuoi annunci e mostrali proprio a tutti! A soli 50 centesimi, tutti i giovedì, nelle edicole di Torino e provincia. Per info 011 66 67 o www.torinoaffari.it. Per gli incontri, visita il sito www.piuincontri.com. Benvenuti nel mondo Two-Way, il servizio internet ad alta velocità, in grado di raggiungervi in ogni angolo d'Europa. Non serve la linea telefonica, occorre solo una piccola antenna parabolica. Potete installarla voi stessi, oppure vi invieremo noi un tecnico specializzato. È semplicissimo, connettetevi e avviate il computer. A partire da un euro al giorno. Two-Way, internet ad alta velocità per tutti, ovunque, subito. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, l'hai solo immaginata. Ora. 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 Te la facciamo vedere. Radio Veronica One. La musica. La musica. Lo sport. Lo sport. L'informazione. L'informazione. Con Radio Veronica One sei protagonista. Vivi da numero uno. Sintonizzati sul divertimento. Radio Veronica One. Veronica One. La differenza. L'ascolti. Dormire bene è importante ed è per questo che noi della Nature Company produciamo materassi, letti, divani letto, guanciali, utilizzando solo materie prime naturali selezionate e rigorosamente made in Italy. I nostri prodotti garantiscono un'ottima ergonomia, la massima traspirazione ed una lunga durata, perché il vostro riposo e il vostro relax siano salutari e rigeneranti. Lattice 100% naturale, cotone biologico, biomemory, puro lino e fibra di bambù sono alcuni tra i materiali più utilizzati nei nostri laboratori. Nature Company vi dà il miglior sostegno e il giusto relax per il vostro corpo. Nature Company vuol dire dormire bene naturalmente. I nostri prodotti li trovate nei migliori negozi specializzati in tutta Italia. Visita il nostro sito internet www.naturecompany.it. La cicogna mi ha portato in Italia, sono contento. Sono nato nel terzo mondo. Si acchiappa la cicogna, ci faccio una zattarola. Mi chiamo Gianfilippo, sto per nascere in Italia. Io mi chiamo Kadua e sto per nascere in Uganda. Sto per nascere, sto a testa in giù, sto a testa in giù, un medico mi prende. Sto per nascere, sto a testa in giù, che carica la bandera, cominciamo bene. La mia mamma è sdraiata su un lettino. La mia mamma è appesa a un albero.
mamma ride perché sono nato con i capelli lunghi, è raro. Mamma ride perché sono nati senza lights, è rarissimo. Anch'io rido perché ho una bella mamma. Anch'io rido perché ho una mamma che da queste parti è un bel culo, eh. Porti, trasporti, logistica, Transport, la prima trasmissione nazionale che si occupa dello sviluppo del paese. Buonasera, in diretta al Teatro 7 di Torino, Profondo Rosso. Abbiamo appena finito il faccia a faccia con Davide Bono, abbiamo un po' rivisto la sua campagna elettorale e quello che stanno facendo in regione. Nel frattempo ci hanno raggiunto gli altri ospiti della regione Piemonte, del comune di Torino. E di cosa parliamo questa sera? Cerchiamo di capire qui in Piemonte, ma anche con una visione italiana, questa crisi, se ha una via di uscita o almeno quali sono i percorsi per tentare di uscire dalla crisi. Ne parliamo con Silvana Cossato, consigliere regionale del PD, e poi hai diverse, sei presidente della quinta commissione, dove c'è una serie di materie abbastanza lunga: tutela dell'ambiente, impatto ambientale, risorse idriche, inquinamento, scariche industriali, smaltimento rifiuti, sistemazione idrogeologica, protezione civile, parchi e aree protette. Un bel lavoro, poi approfondiremo su questo. Davide Bono era già qui con noi mezz'ora fa, consigliere regionale del 5 Stelle, candidato, ex candidato, presidente del Movimento 5 Stelle. Massimo Berutti, consigliere regionale di Forza Italia, dalla provincia di Alessandria, vicepresidente della Giunta delle elezioni del Consiglio regionale. Davide Ricca, della Lega Nord e capogruppo al Comune di Torino. Come tutte le settimane ringrazio Cronaca Qui per l'anticipazione della trasmissione. Tutti i venerdì ci pubblica nella pagina del TV un bel inserto in cui potete vedere di che cosa parleremo la sera in diretta qui a Rete 7 a Profondo Rosso, e vedete anche, come vedete in sovraimpressione, chi saranno i nostri ospiti. Questa sera, se volete, come di consueto, fare delle domande o delle considerazioni che noi leggeremo qui in trasmissione, potete farlo scrivendo un SMS al numero 348 8040 254, che ogni tanto la regia farà comparire in sovraimpressione. Bene, diamo fuoco alle polveri. Allora, io continuerei con quello con cui abbiamo finito con Bono, perché è un po' la notizia regionale della settimana, e per illustrarla come di consueto nella nostra trasmissione andiamo a leggere cosa hanno scritto i giornali. Partiamo dalla Cronaca di Torino, dalla Stampa di giovedì, pagina 43. Renzi boccia la regione, conti da rifare. Il governo rigetta la variazione al bilancio di previsione 2014, il primo atto importante della giunta Chiamparino. Mancano le coperture per sbloccare i pagamenti ai fornitori delle ASL. Peccato che, e qui vi chiederò adesso cosa succederà e se ci saranno ripercussioni, perché nel poco prima, cioè martedì, sempre sulla Stampa, pagina 44, abbiamo letto, quindi prima di sapersi la bocciatura, farmaci in ospedale, un buco di 25 milioni di euro, la regione per risparmiare più spazio ai prodotti generici. Mentre l'altra settimana, giovedì 25 settembre, non abbiamo avuto tempo di leggerlo nella scorsa trasmissione, mi ha colpito Cronaca Qui,
in prima pagina, denuncia delle associazioni, 6.000 malati disabili senza cure, da gennaio non ci sono più i soldi. Allora, Silvana Cossato, che sei non solo presidente di una commissione consigliere, ma la rappresentante della maggioranza qua stasera, quindi hai questo peso enorme sulle spalle. Come stanno le cose? Cosa è successo? Peso importante, anche perché sicuramente la situazione della sanità e della salute nella nostra regione è in difficoltà. L'assessore Saitta, dal suo insediamento, ha avviato un lavoro di riordino, di verifica dei conti, anche di richieste puntuali ai direttori generali sulle modalità di gestione molto molto forte, accanto a progetti ovviamente, diciamo, che traguardano e che pensano appunto a rimettere in sesto la sanità regionale in un tempo più lungo, però con interventi anche immediati. Penso alla delibera di quest'estate che ha revocato le ultime delibere della Giunta Cota, che riguardavano proprio gli interventi sui non autosufficienti, riguardavano gli interventi sul riparto delle spese, diciamo, tra sanità e sociale e comuni, quindi oltre che cittadini, perché poi ciò che non è a carico della sanità ricade sul cittadino o sul comune, laddove il cittadino è incapiente, non è nelle condizioni di intervenire. Ecco quindi il tema dei non autosufficienti, ecco quindi la mancanza di risorse, che è una situazione che effettivamente ci siamo trovati e su cui, come sindaco, per la quale ho passato gli ultimi anni da sindaco a combattere e a battagliare anche al fianco dei cittadini. Il tema del bilancio è sicuramente un tema pesante, è difficile. L'assessore Reschigna non l'ha mai negato. Questa questione, che però è tutta ancora in piedi, si tratta di un confronto tra la Regione e quindi l'assessorato al bilancio, il Governo centrale, la Corte dei Conti, sull'interpretazione di questo fondo messo a disposizione, credo, lo scorso anno per poter far fronte ai pagamenti dei fornitori, e quindi si tratta di capire se è un mutuo e quindi va inteso come peso di bilancio, se è un'anticipazione, quindi se è una partita di giro. E in ogni caso, certo, non è bello. Io devo dire, non ho mai apprezzato, anche in passato, che al cambio di amministrazioni ci sia sempre solo un tentativo di dire ci hanno lasciato, lo vediamo a tutti i livelli, no? Ci hanno lasciato il buco. Allora non è questo sicuramente, però la Regione Piemonte ha dei conti in grave, grave difficoltà. Sono dati oggettivi, e allora io credo che più che come dire, incolpare chi c'era prima, bisogna però tirarsi sulle maniche e bisogna anche fare i conti con questa realtà. Però non si può nemmeno ovviamente nascondere che le situazioni non si creano in un mese, in due mesi, ma hanno una storia alle spalle. E come adesso, quindi, praticamente quale sarà l'iter? Che dovete fare un passaggio in consiglio? L'assestamento sta arrivando, sì, in consiglio, arrivando, e quindi arriverà ovviamente nelle condizioni che sono quelle autorizzate. Quelle che ed è chiaro che la possibilità e la volontà politica di utilizzare questo assestamento con risorse comunque modeste per intervenire su alcune voci importantissime, come gli assegni, diciamo, per le borse di studio per gli studenti universitari, l'intervento sulla non autosufficienza o i contributi alle province. C'era una previsione di un contributo alle province in termini di sussidiarietà per consentire che le province siano nelle condizioni di togliere la neve e riscaldare le scuole quest'inverno, perché sappiamo qual è la situazione delle province piemontesi, non di tutte ma almeno di alcune. Ecco, bisognerà capire, ma l'assessore Reschigna con i suoi uffici sta lavorando in questi giorni, in queste ore, in questo confronto molto serrato per far prevalere quella che è l'interpretazione ovviamente più vantaggiosa, ma l'interpretazione, sì, che lui ha dato fin dall'inizio, e quindi di considerare queste poste non gravanti sul passivo del bilancio. Grazie Silvana, ti salto Davide perché poi ci torniamo. Massimo Berutti, e allora l'interpretazione dell'opposizione.
o almeno di una parte opposizione. Com'è questa vicenda? Voi ve ne eravate accorti che c'era qualcosa che non andava? Ma non ce ne eravamo accorti. Diciamo che questo era anche un provvedimento che non è innegabile, era comunque stato diciamo già attivato nella fase precedente, quindi noi anche su questo provvedimento ci eravamo, diciamo così, allineati. Uh-huh. Il problema vero è che, come tutti, cioè, essendo un provvedimento comunque non sicuramente piccolo, perché di entità piccola, perché 800 milioni di euro non sono proprio noccioline, obiettivamente forse ci voleva un attimo più di attenzione nella gestione, nel punto di vista, diciamo così, relazionale sul piano del rapporto tra regione e nazionale. Forse è l'unico elemento su cui, voglio dire, c'è da fare un attimo di contestazione. Per il resto è chiaro che poi qui si deve privilegiare comunque l'interesse dei fornitori. Cioè, adesso obiettivamente io credo che sia molto importante, come diceva prima Silvana, cioè, guardare indietro intanto è inutile, cioè, gli errori possono essere stati fatti da tutte le parti, obiettivamente, non l'ultima giunta, la penultima, quindi si potrebbe andare a cercare. Qui bisogna guardare avanti e naturalmente cercare di risolvere il problema, perché qui il problema vero sta nel fatto che ci sono realtà aziendali che stanno veramente soffrendo, ci sono le ASC che chiaramente sono già in forte difficoltà, e quindi di conseguenza bisogna assolutamente cercare di arrivare alla soluzione. Ecco, io ho sempre avuto questa filosofia e cerchiamo comunque di portarla avanti anche come gruppo, parlandone anche col capogruppo, ne parlavo proprio ieri, poi alla fine, cioè, la sostanza è questa qui, quindi adesso l'obiettivo chiaramente è l'auspicio, mi sembra che tra l'altro torni in commissione lunedì, se non erro, e quindi di conseguenza in commissione bilancio, e quindi di conseguenza poi da lì rivedremo quale sarà insomma il percorso che si cercherà di portare avanti per arrivare all'obiettivo. Ecco, quindi l'obiettivo è quello comunque di cercare di avere questi soldi per dare un po' di fiato ai fornitori, perché chiaramente con la crisi se lo Stato non ti paga diventa veramente poi difficile pretendere dai cittadini e dalle aziende, certo, che paghino lo Stato, no? È un po' così. Già i fallimenti ci sono. Ci sono e purtroppo cerchiamo di evitarli, non è possibile. Davide, su questo argomento, cioè prima abbiamo parlato proprio solo del commento della situazione, vuoi aggiungere qualcosa su... Sì, quello detto prima, nel senso, non eravamo così convinti delle coperture quando venne presentato il provvedimento a fine luglio, però appunto i tecnici e la parte politica, insomma, ci aveva abbastanza dato garanzia della copertura, e in realtà non è così. Quindi adesso noi ovviamente speriamo che a Roma, andranno ovviamente a Roma a concordare i dati, le cifre, si possa trovare la copertura, dimostrare la copertura se c'è, se no l'unica altra scelta è quella di perdere una parte di quei finanziamenti. Quindi io mi auguro ovviamente che si trovino le coperture. Noi ironicamente la scorsa settimana abbiamo detto che sarebbe stato, diciamo, già l'annuncio praticamente del nuovo aumento di tasse, quindi temiamo questo, perché quando non c'è la copertura o lasci lì una fetta dei soldi oppure devi dare una copertura con l'aumento delle tasse. Certo. Chiamparino ha ribadito che non assolutamente non sarà aumentare, sì. No, infatti no, la domanda è... No, chiedevo. Si potrebbero ancora aumentare, ma non so chi diciamo, sano di mente, potrebbe aumentare le tasse in questo momento. Quindi noi speriamo che Chiamparino tenga fede, visto che già Cota disse nel 2010 non metteremo le mani nelle tasche dei piemontesi, poi alzò le tasse, addizionale IPEF. Non vorrei che Chiamparino di nuovo facesse la stessa cosa, no, per rimanere in tema. Bene. Davide Ricca, capogruppo della Lega Nord al Comune di Torino. Si parla tanto in regione, è stato un anno anche forse per tutte le varie problemi di elezioni anticipate eccetera, secondo me si parla molto meno di Torino. Come sta andando il bilancio del Comune di Torino? Fabrizio, scusami Fabrizio, cioè io Davide ormai mi ha riempito la vita, no. Bilancio, scusa, l'abbiamo votato tra lunedì e martedì ed è obiettivamente un disastro. 8 milioni di euro rispetto ai 27 che erano previsti da inizio anno, è stato fatto una mattanza in maniera orizzontale, tagliando capitoli di bilancio da 80 mila euro per la protezione civile fino ad arrivare alla carta per le fotocopie degli uffici. In questo momento siamo il Comune di Torino in seria difficoltà, sapendo che parte, diciamo, dei tagli arrivano anche dall'ultima manovra regionale, perché
mancano, è tutta pioggia. È tutta pioggia, se pensiamo che negli ultimi, dal 2009 a oggi, io parlo dallo Stato, siamo passati da 370 milioni di euro di trasferimento a 120, quindi fa capire qual è l'entità, della difficoltà oggi di un'amministrazione, ma di tutte le amministrazioni, per poter lavorare con serenità. È chiaro che oggi, guardando la regione, non siamo tranquilli, anche perché si prevedono nuovi tagli, così è stato paventato durante la discussione del bilancio sul 2015 per quanto riguarda i trasporti, già si pensa a rivendere GTT per poter cercare di colmare quello che è il gap tra quello che serve e quello che ci può essere fornito. La situazione, siamo molto preoccupati, anche perché non si muove granché, e quello che può fare un'amministrazione comunale, oltre che aumentare al massimo tutte quelle che sono le imposte, poi finisce lì. Al momento che dallo Stato, dalla Regione non arrivano risorse, ci si può inventare con quello che si ha. Tanto che, ripeto, si pensa di vendere GTT, si pensa di vendere l'80% di Amiat, dopo il 49% venduto un anno e mezzo fa. Il quadro è altamente preoccupante. Ma secondo i vostri ragionamenti, sicuramente starete seguendo attentamente la situazione, ma va bene o va male, non lo so, comunque vendere le partecipate eccetera, ma c'è qualcuno che se le compra sì, in questo momento? Sì, se li comprano loro, nel senso, se pensiamo che Amiat, l'azienda della raccolta rifiuti, è stata comprata al 49% da IREN, che è una società partecipata al 49% dal Comune di Torino, è un giroconto. Io sono contrarissimo a vendere patrimonio pubblico, perché è quello che abbiamo costruito negli anni, è quello che ha reso e che rende Torino una città molto diversa dalle altre. Ovunque sono state fatte dismissioni, il risultato è stato pessimo, perché nel giro di qualche anno sono aumentate le tariffe e si è messo in difficoltà i cittadini, andandoli a vessare ulteriormente su quelle che poi erano le imposte. E chiaramente, per recuperare, quando uno finisce quel tesoretto che aveva accumulato con la dismissione, ci si trova a dover dismettere qualcos'altro. Solo che abbiamo quasi finito il materiale da vendere. Bene, adesso, prima di continuare, andare un po' più, adesso abbiamo visto le crisi dell'ente più che altro, però dobbiamo toccare un po' la crisi in generale. Allora, chi meglio di Draghi, che forse è l'italiano con più poteri in questo momento in circolazione, può darci un po' la via? Ecco, c'è stato un intervento particolare, quasi un po' a cuore aperto di Draghi, che ha parlato della fiducia nel futuro. Sentiamo che cosa ha detto ieri, mi sembra. Ieri. La monetaria può migliorare le condizioni per il finanziamento dell'economia, ma devono esserci altre condizioni perché la gente effettivamente vada a prendere il denaro in banca. Prima di tutto ci vuole un ambiente dove ci sia fiducia nel futuro. La fiducia nel futuro è condizione per avere investimenti, per avviare nuove imprese e quindi per prendere i soldi in prestito dalle banche. Perché si abbia fiducia nel futuro bisogna che le condizioni cambino, che ci siano delle riforme, che ci siano meno tasse, che ci sia una certezza sui sentieri, sugli orientamenti di finanza pubblica. Tenga presente, sto dicendo queste cose non necessariamente per l'Italia, ma sono cose che continuo a dire per tutta l'area europea. Quindi le ultime misure di cui abbiamo parlato oggi hanno già avuto molto effetto, hanno portato i tassi di interesse di mercato ancora più bassi, hanno avuto un effetto sul mercato dei cambi. Quindi la situazione di grande incertezza che c'era sui mercati finanziari prima è sostanzialmente sparita, ma l'incertezza è sparita nei mercati finanziari, non è sparita nell'economia reale, ed è lì dove bisogna andare avanti. Ecco, abbiamo sentito questo minuto di Draghi che nella sua semplicità però disegna il momento di difficoltà, e ovviamente la fiducia nel futuro è quello che fa muovere, ti fa uscire anche dopo una grande guerra come la Seconda Guerra Mondiale, la fiducia di finalmente poter ripartire. Ecco, qui mi sembra che invece in Italia, ma forse anche in Europa, non ci sia tanto. E mi chiedo, come facciamo ad avere fiducia nel futuro se si fa un bilancio, te lo rimando indietro? Leggevo, sono rimasto veramente perplesso sulla stampa di ieri, a pagina 40, io non so se sia vero, bloccati i lavori del grattacielo della regione
l'ultimo guaio per la Torre del Lingotto, blitz degli ispettori della procura, mancavano i gesti di controllo. Cioè, mi sembra che ci stiamo avvitando in una serie di complicazioni totali, continue, per cui mi sembra che poi gli unici italiani che stanno bene, che io conosco, sono quelli che decidono di trasferirsi all'estero. Ecco. Simona Cossato, avete, però è così, avete una responsabilità enorme in regione. Quali sono i primi provvedimenti che state pensando, nella difficoltà di risorse, lo sappiamo, eccetera, per cominciare ad affrontare il tema dell'uscita dalla crisi, del lavoro e insomma un po' dello sviluppo? Sì, certo, ma no, ho sorriso, sì. Perché poi a volte ciascuno di noi è anche protagonista di questo effetto moltiplicatore, perché affermazioni come le tue, insomma, non aiutano. Se vuoi te li presento. Ma del resto, cioè, la situazione è complessivamente una situazione complicata. Ciascuno di noi, senza essere né un sociologo, almeno io non lo sono, né un economista esperto, però come cittadino che poi fa anche politica, incontra persone con livelli di fatica, di difficoltà, che siano imprenditori, che siano lavoratori, che siano persone in cerca di lavoro, con un livello di difficoltà molto alto e soprattutto con un'ansia, con una incapacità di vedere vie di uscita. Quindi alla politica amministrativa, alla politica spetta individuare delle strade, probabilmente non la soluzione, che non esiste, ma provare a mettere insieme dei percorsi, delle soluzioni. Nel programma del presidente Chiamparino, di questa maggioranza, c'è certamente una grande attenzione al tema del come affrontare la crisi, al tema del lavoro. Chiamparino ha detto il lavoro al primo posto, ma anche una grande attenzione a tutto ciò che può favorire, perché poi alla fine l'amministrazione pubblica non crea posti di lavoro, può essere invece sviluppo, motore di sviluppo, può essere volano di, io sono anche una, in questo senso, una keynesiana, ecco, nel senso che credo davvero al ruolo degli investimenti pubblici e anche al ruolo che il welfare ha in un sistema di welfare diffuso, ha nel creare lavoro. Ma accanto a questo c'è anche tutto il tema della semplificazione, della sburocratizzazione. Allora, martedì ci sarà in consiglio una legge che è passata in commissione, mi sembra sia uscita all'unanimità dalla commissione, è un primo, sicuramente un primo intervento che tende a porre alcuni elementi.